C'è parecchia carne al fuoco Oggi sì. per il turno infrasettimanale. Non è che se vogliamo fare il barbecue, anche se non Magari. ci starebbe male. Una Magari. bella sarciccia come piace a te, lunga e dura. Molla. No, 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 dura. Ti piacciono le cose molle. Vabbè, processo del Gabone. Parliamo ovviamente della giornata, la quinta di Serie A. Quinta giornata di Serie A, sigla. Ok? Sigla. Eccoci qua, come al solito. Ciao ragazzi. Bella a tutti dal Gabone, il buon Fabio va salutato cordialmente. Sì. Siamo tornati con questo nuovo video perché se prendi il telefonino parliamo di tutte le partite che si sono verificate, aggiungerei, Sì. praticamente ieri. E poi l'altro ieri ha giocato, vabbè, il Milan. Cominciamo da quella. Eh beh, sì, è stata la prima giornata che Era hanno Milan-Lazio? Milan-Lazio. Milan-Lazio 2-0. Per Milan, ovviamente, Ovviamente. 2-0. Buona prova del Milan, che poi comunque. Secondo me, però, ti dico la verità, la Lazio non ha demeritato, diciamo che non meritava il 2-0, perché è No, no, no. stata una partita abbastanza aperta che si è decisa sulle occasioni che ci ha avuto il Milan, in Esatto. realtà. Ha sbloccato la partita, però la Lazio ci ha provato, anche se poi nel secondo tempo, vabbè, diciamo che ci ha avuto un po' di smoscettamenti e quindi è Sì. andata così. Sì, comunque diciamo che il Milan ha meritato la vittoria. Poi Vai. proseguiamo con la prima partita della giornata di mercoledì, che è stata Bologna-Sampdoria, una sorta di Ancora giocato, anticipo che era nei dei 6. 6 e mezza, se non mi 6 e sbaglio. mezza, ha vinto. La Samp, sì, ha vinto il Bologna per 2-0. Ha segnato destro sicuro al E Verdi. 100%. Destro, io vi avevo detto, ragazzi, al fantacalcio, prendetelo perché comunque, come quarto o quinto attaccante, può essere sempre buono. E infatti ha fatto Ha gol. fatto gol e comunque il Bologna ha giocato bene come al Vabbè, il gioco solito. dei Donadoni, noi lo ripeto sempre, A me siamo degli piace estimatori tanto. del gioco dei Donadoni. Il Bologna in casa ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Molto, molto La insidiosa. Sampdoria, diciamo la verità, noi ci aspettavamo molto di più. Pensavamo, visto come aveva perso con la Roma, visto come aveva perso Con il Milan. con il Milan, Pensavamo che pensavamo che potesse. potesse fare una bella prestazione e magari portare a casa un risultato colpaccio. E invece terza sconfitta consecutiva per la Samp. Poracci, anche perché comunque Muriel e Quagliarella, io lo ripeto sempre, secondo me è una coppia d'attacco che fa veramente la differenza. Poi proseguiamo con le altre partite. Allora, cominciamo da Empoli-Inter. Ecco. Empoli 0, Inter 2, doppietta di Icardi, che è il nuovo capocannoniere della Serie A con 6 gol. E Higuaín quanti ce n'ha? 4? 4, non 5? 4 o 5? Mi Vabbè. sembra 4 però. Comunque sia, che cosa avevamo detto nei pronostici del Gabone? Che l'Inter avrebbe Diamo fiducia confermato. all'Inter perché comunque è veramente una squadra che dimostra, soprattutto quello João Mario, ragazzi, João l'ha Mario ha fatto una pagato. grande prestazione. Mi è piaciuto tantissimo il secondo gol dell'Inter, Sì. dove ha recuperato palla a centrocampo. Si Cattiveria. è girato. De cattiveria. Si è girato su se stesso. Ha lanciato in verticale Icardi, Che si è lanciato a che l'ha rete e l'ha buttata buttata dentro. dentro. Bella, bella azione dell'Inter. Mi è piaciuta. Quindi, dai, sta a dimostrare che comunque vale il prezzo che è stato pagato, tipo 40 milioni 40 di euro. milioni. Mi sa più bonus saliva pure a 43, 45, se non mi sbaglio, 45. comunque è stato pagato Un tanto, ottimo ma giocatore, un ottimo João giocatore. Mario potrebbe essere un bel colpaccio. Assolutamente. Allora, poi vorrei parlare di Chievo-Sassuolo, una sorta di big match No, che avevamo detto noi che il Chievo è uno squadrone. in casa. Assolutamente In casa gioca sì. sempre bene, una squadra molto ostica, infatti così si è Ha rivelato, perché vinto Chievo 2, 2-1. Sassuolo 1. Ha vinto 2-1 contro un Sassuolo mai domo, diciamo Il così. Sassuolo ormai è una certezza, È una grandissima squadra anche il c'ha sempre il suo Sassuolo. ruolo in qualunque Noi che avevamo partita. Mi pronosticato il gol, mi pare. sembra di sì. Sì, ci avevamo detto gol e gol alla fine. È stato comunque sia, ragazzi. Cioè, il potenziale offensivo del Chievo, soprattutto in casa. Ma ha segnato cacciatore? No, No, non ha l'amico tuo non segnato. ha segnato. L'amico mio non ha segnato. Il salame è cacciatore. Ha Sì. segnato De Frel, però. Ha segnato De Frel, Che lo che abbiamo ha consigliato al confermato il suo stato di Fantacaz forma. Calcio. Confermato il suo stato di forma, De Frel is on fire, Sì, sta proprio. come si suol È tutto dire. un fuoco in tutti i sensi. E Chievo che Diciamo che è passa. pieno d'amore. Possiamo
potremmo usare questa metafora. Anche. Va bene? Chievo che passa in vantaggio per due volte e Sassuolo viene poi... Cerca di recuperare, ma alla fine la spunta al Chievo, succede tutto nel primo tempo. Altra piccola nota a favore del Chievo, terza in classifica, a pari di Roma e Inter a 10 punti. Ma quindi ottima partenza del Chievo. Come quell'anno che dopo 10 giornate stava primo in classifica. Con Del Neri, era il 2000, io ero rimasto 2002, così. 2003 o 2001-2002, una cosa del genere. Mi ero comprato il Corriere quella mattina, stavo così. Non ci credevo, vedevo il Chievo come quella volta in Formula 1 che c'è stava quello sconosciuto che stava primo in classifica, hanno fermato la gara. Oddio, come si chiamava? Vinkelock, mi pare che si chiama. Bravo, mi sarà Vinkelock. Che sono ripartiti, sono passati. Alonso l'ha passato, Raikkonen, Hamilton l'hanno passato proprio come niente. Vabbè. C'aveva una pure una vettura. Siamo anche scarsa. Degli appassionati di Formula 1, per chi non lo sapesse, ma tu dimmi di quale sport e di MotoGP soprattutto perché non lo sapevate, questa è la prima volta che parliamo di queste cose. Sì. Vabbè, continuiamo con le altre partite, parliamo del Napoli, Genoa-Napoli 0-0. Ecco, io mi aspettavo di più dal Napoli, sì, ma penso che un po' tutti si aspettavano più dal Napoli. Tutti ci aspettavamo un po' di più dal Napoli, però comunque il Genoa... Allora, diciamo che noi stavamo vedendo la Roma in quel momento, quindi comunque ci stiamo basando sulle statistiche che abbiamo visto di ogni partita. Non abbiamo visto la partita del Napoli. Io mi sono informato un po' sulle partite, cioè ho letto... Abbiamo letto gli highlights, le statistiche, le cose e quant'altro. Esatto. Abbiamo visto gli highlights, però la partita nel complesso non l'abbiamo vista, quindi magari... Stiamo facendo un commento un po' errato, però sullo 0-0 secondo me significa che il Napoli non ha poi creato così tanto. No, allora diciamo che il Napoli ha preso un palo con Hamsik. Ecco, questo già non me lo ricordavo. Bene. Ha preso un palo con Hamsik, però nel finale c'è stato Reina che è stato decisivo per due volte su Simeone, il figlio del Ciolo. Che è l'attaccante che gioca col... Sì. Stava per buttargliela. Attaccante del Genoa, molto giovane e molto interessante. Ma soprattutto Simeone, ecco, la faccio vedere bene. Secondo me sta Simeone piazzato. Sì, ce l'ha... E il figlio sicuramente avrà ripreso dal padre. Sì. E quindi comunque 0-0 che alla fine non... Non accontenta nessuno. Diciamo non accontenta nessuno perché forse comunque... Forse il Genoa perché comunque ha preso un bel punto dal Napoli. Ha preso un punto, sì. Potrebbe essere una delle candidate alla vittoria dello scudetto. Esatto, poi andiamo avanti, parliamo della Juventus che stravince in casa col Cagliari per 4-0. Non ci avevamo dubbi, pensavo sinceramente che Borriello facesse il gol dell'ex, perché di solito noi ci basiamo per fare le scommesse anche sulle statistiche. Sì. E la statistica diceva che Borriello praticamente da quando è cominciato il campionato l'ha buttata dentro a tutte le ex squadre. Sì, su 4 giornate c'aveva 3 ex, mo su 4, cioè scusate, su 5. Sì. 3 ce n'aveva. Allora, ha giocato 4 partite prima di questa qua con la Juve. Tutti e ha incontrato 3 ex. Invece ne ha incontrata un'altra su 5 giorni dei 4 alla Juve non gli ha segnato, va bene, ok. E vabbè, poco da dire sulla Juve. Higuain meritato, vabbè. Non aggiungiamo altro. È una partita meritata. Poi c'è Roma-Crotone? No. Sì, vabbè, visto che ci stiamo parliamo di Roma-Crotone, 4-0. Stesso discorso della Juve con la differenza che la Roma ha concesso un botto. Sì, la Roma ha concesso un rigore. Ha concesso parecchio, non è stato bravo il Crotone a finalizzare, ma secondo me... Un paio di gol ci li poteva pure buttare. Sì, e se poteva mettere pure male, perché sì, sull'1-0 mi pare che abbiamo rischiato il pareggio. E quindi sì, Palladino l'ha sfiorato. Se la Roma prende il gol e pareggiano, poteva succedere qualsiasi cosa. Quindi brava Roma e tutto quanto, però queste disattenzioni non le devi fare. Soprattutto se arriva almeno seconda, non dico tanto, cosa esatto. Molto difficile. Poi continuiamo con... Torino. Il Torino, Pescara-Torino 0-0. Il Torino che chiude in 9. C'è stata... In 9 addirittura. Avevo letto una espulsione, due espulsioni. Perché una a ridosso della fine del primo tempo con Acqua che si è fatto caccià. Io avevo consigliato l'1. No, io avevo consigliato il 2. Perché il Torino giocava fuori casa. Tu avevi detto casa. Il 2 e io l'1x. Ecco, lui aveva detto l'1x, ma... Alla fine ci hai beccato te, ma solo perché la partita è stata condizionata dalle espulsioni. La partita è stata condizionata dalle espulsioni. Anche perché però è rientrato Belotti, se non ho letto male. Che ha centrato pure un palo. Ecco appunto. E prima del palo di Belotti c'è stato il palo del Memushai per Pescara. Che de si chi? È mangiato. Memushai. Ah, Ciuccerellai. Va sì, bene. Che ha rischiato di passare più volte in vantaggio. Vai. Devo dire la verità. Vai, che stiamo quindi a parlare da troppo tempo. Sì, una delle sorprese della giornata, diciamo. Atalanta-Palermo 0-1. Con il gol di Nestorowski all'89esimo, prova Scialba dell'Atalanta.
Assolutamente. Quindi la vittoria del Palermo è stata meritata. Diciamo, e siamo che è stata meritata per i tifosi del Palermo. Sì, devo dire la verità, mi sento un po' rincuorato perché ha fatto un buon gioco, sì. Sì, l'Atalanta non ha giocato bene, però comunque però il Palermo ne ha approfittato. Nonostante c'ha una rosa che secondo me, cioè, poi questo è un parere mio personale, però c'è la lotta quasi con quella del Crotone, quindi le più scarse della Serie A. Intanto il Palermo c'ha 5 punti in classifica, quindi... Ma guarda che si salva tranquillamente. Spero che riesca a portare a casa una buona salvezza, almeno... Qualcuno deve retrocedere, questo è poco ma sicuro, quindi... Sì. Va bene. Poi, se non sbaglio, ci abbiamo l'ultima, che è Udinese-Fiorentina 2-2. Una partita molto interessante, perché comunque l'Udinese è passato... 4 gol. Rimonta. Passa in vantaggio l'Udinese, pareggio della Fiorentina, di nuovo in vantaggio l'Udinese e la Fiorentina pareggia. Noi abbiamo detto un bel gol ma non fa disgrazia a nessuno e alla fine così si è verificato. Zapata conferma il periodo di forma perché ne che avevamo detto che l'Udinese cioè difficilmente avrebbe perso ancora un'altra partita in casa, mi pare avevamo detto una cosa del genere. Sì, mi sembra di sì. Mi sa che avevamo pronosticato proprio il pareggio secco. E grazie, l'abbiamo proprio preso, ragazzi. Mo che ci penso bene, non mi devo andare a riguardare. Riguardatevi pure voi i pronostici del Gabone. Piccola menzione per Babacar che ha fatto un bel gol di tacco. Ecco, Babacar. Ma proprio in tutti i sensi, perché quello, guardate, ragazzi miei. Io penso che chi ci si fa la doccia insieme scappa o cammina a raso muro. No, per paura che gli casca la saponetta. Ma sì. O che la lancia proprio Babacar per farla raccogliere ai compagni. Va bene. Prossimo video del pronostico del Gabone? Cesso. No, aspetta, prima dobbiamo fare i pronostici del Gabone per la prossima giornata di Serie A. Se lo volete almeno 300 like, come al solito, ragazzi. Che non so tantissimi perché siamo quasi 10.000 anime. Quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, condividete e iscrivetevi. Ok? Vi aspettiamo sempre numerosi, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Pare che devono venire qua, ma aspettiamo numerosi. Nel canale, nel senso, numerosi. Nel canale parliamo. Tante visualizzazioni, ragazzi, mi raccomando. Va bene? Alla prossima. Bella! Ciao!